Salve a tutti, benvenuti in questo tutorial di installazione di TeamSpeak per Linux. TeamSpeak è un programma che permette di parlare e chattare con più utenti contemporaneamente ed è utilizzato ufficialmente dal movimento Zeitgeist a livello globale. È gratuito e facile da operare. Aprite un motore di ricerca e scrivete TeamSpeak, oppure potete digitare direttamente www.teamspeak.com. Nella scheda Download selezionate l'ultima versione, in questo caso la 3. Scegliete la versione client adatta al vostro sistema operativo 32 o 64 bit. Se non sapete quale versione utilizzi il vostro PC, scaricate comunque la versione client x86. Leggete la licenza d'uso, spuntate su I agree e cliccate su Submit. Nella prossima pagina cliccate su No thanks, take me to download e salvate il file nella vostra home. Aprite la vostra cartella di home e cercate il file appena scaricato, che tipicamente si chiamerà teamspeak3-client-linux_x86-3. Un paio di numeri di versione che cambiano a seconda di quella scaricata. .run. Se non fosse presente, verificate che il vostro browser non l'abbia messa nella cartella download o altrove e portatela nella vostra home. Ora verificate di possedere i permessi di esecuzione tramite clic destro sul file, menu proprietà, scheda permessi. Alla voce esecuzione, se non presente, mettete lo spunta su consentire l'esecuzione del file come programma e chiudete. Ora fate doppio clic sull'icona del file teamspeak3-client-linux_x86-3numero di versione.ra. Vi si aprirà un request che chiede se visualizzare o eseguire il file. Scegliete esegui. A questo punto vi si aprirà una finestra testuale in cui viene chiesto di leggere la licenza. Premete invio per leggere, freccia giù per scorrere. Una volta finito premete il tasto Q. Ora digitate Yes per confermare di aver preso visione della licenza e TeamSpeak si scompatterà in una cartella denominata TeamSpeak3-client-linux_x86 nella vostra home. Apritela e cercate il file ts3client-runscript.sh. Doppio clic su di esso, all'apparire del solito request scegliete eseguire. Il file ts3client-runscript.sh andrà eseguito come appena descritto ogni volta che dovete avviare il programma. Per semplificarvi la vita, in questo caso consiglio di preparare un lanciatore sul desktop oppure su un pannello. Andate su uno spazio di desktop vuoto, clic destro, scegliere, crea lanciatore, inserite questi dati, tipo, applicazione, nome, TeamSpeak 3, comando, percorso dove è il file, nel nostro caso, home, barra, nome, utente, barra teamspeak3-client-linux_x86/ts3client-runscript.sh. Potete ottenere semplicemente la stringa del percorso tramite il tasto esplora come ho fatto io. Commento nulla. Analoga procedura per un lanciatore su pannello. Solo che quando fate clic destro su una parte di pannello vuoto dovrete scegliere aggiungi a pannello e poi lanciatore applicazione personalizzato ed inserire i dati come fatto per il desktop. Quando eseguirete TeamSpeak la prima volta, un setup wizard si aprirà automaticamente. Vi servirà per settare alcune opzioni importanti. Cliccate su Next. Nella barra dove c'è scritto Please choose a nickname, scrivete il vostro nome
cognome e città di provenienza. Clic su Next, selezionate Push Talk, che vi servirà per parlare premendo un tasto. Per assegnare questa funzione, cliccate questo bottone e vi apparirà un riquadro grigio. Ora è sufficiente premere il tasto Alt-Gr, cliccate su Next, qui potete fare il test del vostro microfono. Clic su Test, poi premendo il tasto Alt-Gr e parlando con un tono medio, la barra colorata si muoverà. L'ideale dovrebbe essere far ondeggiare la barra vicino al centro della scala. Clic su Next, poi Next, Next e Finish. Il programma vi indirizzerà da una pagina internet, ma potete chiuderla tranquillamente. Potete settare a questo punto alcune opzioni utili. Per individuare subito gli utenti italiani dalle bandierine situate accanto ai nomi, menu di testa, Setting, Option. Andate su Design, spuntare su Display Country Flag on Client e date OK. Per rimuovere gli avvisi vocali in entrata o uscita degli utenti in una stanza che disturbano la conversazione, dal menu di testa Setting Option, poi sulla sinistra della finestra Notification, nel menu a tendina del Sound Pack, selezionate Sound Deactivate, date l'ok. Per connettervi cliccate il menu di testa Connection Connect. Vi apparirà una finestra nella quale dovrete inserire i seguenti parametri. Server del zeitgeistmovement.com. Password ts_129tzm. Cliccate su Connect e voilà, siete ora nella stanza Welcome di TeamSpeak. Potete visualizzare le stanze italiane scorrendo la barra laterale e per entrare in una di esse è sufficiente un doppio clic sul nome. Una volta entrati in una stanza, premete il vostro tasto Push to Talk, Alt-Gr, per parlare. La spia blu accanto al vostro nome si illuminerà, rilasciando il tasto una volta finito, in stile walkie-talkie. Notate che per evitare problemi di eco e disturbi in generale è bene evitare di accavallare le voci o di tenere inutilmente premuto il tasto Push to Talk. Seguite le indicazioni dei moderatori. In basso troverete questa scheda con lo stesso nome della stanza. Cliccate per visualizzare o interagire con gli utenti attraverso la chat testuale. È possibile anche recuperare tutti i link che si sono passati in chat. Per fare ciò è sufficiente andare dal menu di testa Tool, Collector URLs. Vi si aprirà una finestra in cui è possibile ordinare gli URL per autore, nome o data. All'interno della stanza potete anche registrare la conversazione in atto. Per fare questo selezionate sempre nel menu di testa, Tools, quindi scegliete Start Recording, selezionate la cartella di destinazione del file e cliccate su Salva. Per concludere la registrazione, Tools, Stop Recording. Vi aspettiamo numerosi, ciao a tutti!